Buonasera a tutti, benvenuti. Sono Pier Antonio Patelli, sono il responsabile della benessere. Vi do il benvenuto a questo incontro di questa sera e io passo la parola a Valeria, che è la collega estetista che ha voluto fortemente questo incontro. Grazie a tutti. Buonasera, sono Valeria, un'estetista. Questo incontro, questi incontri è un po' che li stavamo studiando per noi estetiste parrucchiere dell'area benessere e grazie all'aiuto dell'associazione DILT, quindi con la signora Lucia De Conti che ci ha fatto conoscere il dottor Pasquale Intini, siamo riusciti a organizzare 4 incontri molto importanti, di cui il primo sarà effettuato dal dottor Andrea Lisa, che è un chirurgo plastico e ricostruttivo, dove ci spiegherà, ci parlerà, ci aiuterà a gestire dopo interventi chirurgici le cicatrici in ambito estetico. Quindi do la mia parola al dottore e alla fine, se vorrete poi fare delle domande, liberissime di farle. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Buonasera a tutti. Io sono Pasquale Intini. Faccio parte di LILT, la Lega Italiana per la Lotta dei Tumori, contro i tumori, e sono direttore di Politerapica. In questo momento mi piacerebbe tantissimo che fosse qui Lucia De Ponti, la presidente della Lega Italiana per la Lotta dei Tumori, a portarvi i suoi saluti. Lucia De Ponti ci sta sentendo, ci sta vedendo, ma non riesce a parlare. Il che in molte circostanze potrebbe essere una cosa estremamente utile e interessante, non lo è nel caso della Presidente De Ponti, perché quando parla ha sempre cose di notevole spessore da raccontare. Perché siamo qui questa sera? Cerchiamo di darci un attimo un contorno. Si uniscono qui due temi molto importanti. Il primo è, lasciatemelo dire da questo punto di vista, quello dell'oncologia, o in generale della salute della pelle. In particolare l'oncologia, perché il problema grosso è quando abbiamo a che fare con una pelle che ha dei problemi di salute seri. E quando parliamo di tumore parliamo del serio, più serio per quanto riguarda la pelle. In particolare poi per quanto riguarda il melanoma. Allora, ci siamo detti che poteva essere una cosa estremamente interessante parlarne con voi che siete professionisti della pelle, che lavorate sulla pelle, che lavorate sulle persone, per cercare di trasferirvi un po' di indicazioni utili alla gestione del, noi lo chiamiamo paziente, per voi sarà cliente, ma se quel paziente o se quel cliente ha avuto un tumore è paziente, o se quel paziente ha dei segnali per cui ci possiamo far venire il dubbio che il tumore ce lo abbia, paziente lo dobbiamo chiamare. Perché è una cosa fondamentale delle estetiste che sono in prima linea, io le chiamo estetiste con grande rispetto, sono in prima linea tante volte a mettere le mani sulla pelle. Quindi per prime possono trovarsi ad accorgersi o vedere cose che altri non vedono. Perché va sempre così, è di solito. Uno si accorge di avere un neo perché qualcuno glielo fa notare. E magari è un neo sanissimo che non ha nessun problema, magari è un neo che qualche problema ce lo dà. E stiamo parlando del neo, ma parliamo anche di tutta una serie di altri segni. Allora, noi in questo ciclo, insieme a Confartigianato, abbiamo pensato di raccontarvi un po' queste cose, insieme all'area benessere. E allo stesso tempo di metterci un po' a vostra disposizione per essere per voi uno strumento di formazione che vada al di là della specifica materia, ma che apra un po' spazi un attimino a quello che è proprio l'approccio professionale in una professione che, come abbiamo scritto noi nel documento di presentazione del progetto, è una professione abbastanza di confine, insomma, no? tra la salute intesa nel senso più ampio del termine, che non è solo mancanza di malattia alla salute, lo sapete cosa dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Oh, quando ho annoiato tutte me lo dite che diamo la parola al dottor Lisa. Lisa è il cognome? Sì. Andrea è il nome. Poi si capisce dalla faccia che sembra... Il dubbio viene.
Stavo dicendo, sapete cosa dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità? La salute non è assenza di malattia. Dice, perché lo dite a noi? Lo dico a voi perché voi ci siete proprio dentro fino a qui. Salute è stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. Fermiamoci sullo psichico e sul sociale e diamogli... Psichico vuol dire star bene con se stessi, star bene con gli altri. E l'aspetto dell'immagine può avere un ruolo importante con lo star bene con se stessi. Relazionale, sociale, relazionale, star bene con gli altri. Quindi l'estetista, bene o male, è una professione che dice dentro fino a qua, in due dei tre punti definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per dire che cosa sia la salute. Pensate un po' voi quanto ci siete dentro. Se poi vi trovate anche a riconoscere o a vedere o a cosare qualcosa che ha a che fare proprio con la malattia, siete dentro fino al collo anche nel primo, per cui ci siete. Allora, ha detto Confartigianato Bergamo, c'è un po' di formazione che vada al di là e che possa dare degli strumenti per essere delle professioniste non solo di quella straordinaria arte che è l'estetica, il trucco, il maquillage, eccetera, eccetera, ma anche professioniste proprio del benessere, no? Dello star bene della persona. Benessere, dove il benessere non è soltanto oh, come sto, ma proprio benessere, star bene. No? E siamo qui per questo. Io spero di aver trasmesso in qualche modo anche il pensiero di Lucia De Ponti, che ci sta ascoltando e che domani mi chiamerà per castigarmi per tutte le sciocchezze che ho detto, e direi che possiamo cominciare questo incontro. L'incontro di questa sera vede qua il dottor Andrea Lisa. Lo vedete, sembra un delinquente, così cosa è cominciato, però è un professionista di altissimo livello. Lavora all'OIEO, l'Istituto Europeo di Oncologia, quello del professor Veronesi. Qua si sta abbassando la luce del coso, non vorrei che stesse perdendo la corrente qui. Ah, perfetto. Lavora lì e si occupa di chirurgia plastica e ricostruttiva. Chirurgia plastica e ricostruttiva nei tumori è una cosa importante. Voi immaginate soltanto la ricostruzione della mammella, stasera parleremo anche di questo. Ma immaginate la ricostruzione o comunque la cicatrice, la gestione della cicatrice. Quando trattiamo un melanoma, il problema non è soltanto il melanoma, è anche cosa rimane poi fuori. No? Quindi la chirurgia plastica e ricostruttiva, estetica, diventa una parte fondamentale, talmente importante, che all'interno di un istituto di oncologia così importante come l'OIEO, ce la mettono dentro, hanno una divisione speciale definita, eccetera. Stasera c'è lui, la prossima volta ci sarà il dottor Manna che vi parlerà di dermatologia pelle, avremo poi la dottoressa Perego che vi parlerà dell'approccio col paziente, lasciatemelo chiamare così, quando uno parla, quando uno non parla, perché non parla, cosa magari possiamo aiutarlo a tirar fuori. E avremo poi, niente po' di meno, che la dottoressa Martinelli, che è la coordinatrice del corso di laurea in fisioterapia, che ci parlerà di tutta quella che è la tematica dell'infodrenaggio. Altro tema che no. Una cosa che sicuramente cercheremo di dirvi è ciò che è meglio che non si faccia. Poi magari cercheremo di dirvi anche cosa è opportuno fare. E anche cosa è opportuno fare per capire cosa è meglio fare e cosa è meglio non fare. Diciamola così. Fateci una cortesia. Non state lì ad ascoltare, perché dopo 5 minuti vi rompete le balle, ve lo dico io. Domandate, intervenite, partecipate, non mi guardi spaventato, vi rompete le balle, non perché è poco interessante il tema, ma perché uno che sta lì ad ascoltare dopo un po'. Partecipate, domandate, fate, noi siamo qui, vedrete il dottor Lisa quanto vi risponderà. Ok, bene. Buona serata. Grazie della presentazione, che è sempre stimolante, di Pasquale. E sono veramente onorato di essere qua per questo invito, in una cornice così bella e avere anche una platea così numerosa. E grazie per il tempo che ci dedicate. Allora, io ho un po' stressato Pasquale ieri per capire cosa era corretto raccontarvi. Allora, io questa chiacchierata l'ho immaginata come vi posso dare
alcune input su quello che è la cicatrizzazione, che è un qualcosa che vi capita spesso di andare incontro, su quello che è la ricostruzione mammaria, perché è un qualcosa che, come vi farò vedere dal punto di vista epidemiologico, è estremamente frequente. Purtroppo il tumore alla mammella nella vita colpisce una donna su 8, e quindi è un qualcosa in cui frequentemente è probabile voi vi trovate a imbattervi. E quindi l'idea mia è di darvi una serie di idee, in modo tale che quello che sono fondamentalmente la mia vita professionale, quindi il concetto di protesi, sponsori, cicatrizzazione, trasmettervela, e soprattutto, come diceva Pasquale, fondamentale, interrompiamoci, rendiamo questo momento il più colloquiale possibile. Chi sono? Mi sono specializzato a Milano nel 2011, ho fatto fondamentalmente buona parte del mio percorso in Humanitas a Rozzano, e da settembre sono in IEO, perché fondamentalmente a me tutta la parte di ricostruzione, di post-oncologica, l'ho sempre trovata la cosa più stimolante, e quindi fondamentalmente ho ritenuto che lo sbocco professionale più naturale in Italia fosse quello di lavorare in IEO. Collaboro da quando mi sono specializzato con Pasquale in Politerapica, dove ci occupiamo di chirurgia oncologica cutanea, melanoma. Stiamo facendo, credo, un buon progetto sul trattamento chirurgico e medico del melanoma, che poi, di cui poi vi parlerà bene Giambattista. Il primo concetto. Ecco, scusate, hai detto di. Possiamo interrompere? Si interrompono loro, è meglio. Non mettetevi in soggezione per i medici, il medico. Questi, siccome non sanno parlare in italiano, usano queste espressioni così strane. Epidemiologia, è chiaro tutto il concetto di epidemiologia? Sì. Fantastico, puoi andare avanti, è chiaro. Sì. L'ho studiato poi, me lo sono letto prima. Oncologia, è chiaro a tutti? Dai. Allora, il primo concetto che volevo dirvi è che, già introdotto Pasquale, all'interno della chirurgia plastica le due anime sono fondamentalmente la ricostruttiva e la chirurgia estetica. Ovvero, e non sono fondamentalmente due anime che sono divisibili, nel senso che ricostruire un seno si utilizzano tecniche che sono le stesse che si utilizzano in chirurgia estetica. Quindi mettere una protesi, fare una mastopessi, quindi un sollevamento del seno, è uguale, o si cerca di farlo il più simile in ricostruttiva con le tecniche analoghe alla chirurgia estetica. Purtroppo è la cosa che va trasmessa alle pazienti, che talvolta in ricostruttiva, quindi dopo il tumore, è difficile ridare una forma analoga con la chirurgia estetica, ma fondamentalmente le tecniche sono analoghe, e a me piace pensare che appunto il chirurgo plastico è un'unione di tutte queste due caratteristiche. Personalmente non mi sento solamente chirurgo estetico e non mi sento solamente chirurgo ricostruttore. Allora, i campi... Sì. Quindi, come si sente in realtà? Beh, se proprio parliamo di me, il mio obiettivo... Cosa, io non mi sento né in realtà solo un chirurgo plastico... No, io sono convinto che all'interno della chirurgia plastica, cioè, non ha senso dividere i due aspetti, cioè non ha senso dire voi fai solo, adesso banalizzo, ci sono tanti colleghi che puntano solo su un aspetto, certo, o solo sull'altro. Secondo me è limitante, nel senso, perché ovviamente uno deve avere un gusto di tipo estetico, questo è ovvio, però tutta la parte anche di gestione del malato nella parte ricostruttiva è fondamentale, cioè non è solamente l'atto, ma è seguire anche il paziente da un punto di vista della storia oncologica, è fondamentale. Quindi secondo me il chirurgo plastico dovrebbe mettere insieme entrambe le cose, non è solamente banalizzando quello che fa la quarta, e non è neanche solo quello che fa la parte di ricostruzione, deve essere un'unione dei due aspetti di questa chirurgia. D'altro canto, signora, mi perdoni, lei immagini la ricostruzione di una mammella dopo asportazione del tumore, magari radicale, totale, eccetera, eccetera, eccetera. Non ho bisogno di immaginare. Beh,
È chiaro che quando pensiamo alla ricostruzione della mammella, pensiamo a una ricostruzione che sia anche estetica, non può non esserlo. Ed è chiaro che facendolo, magari ci poniamo il problema di pensare anche all'altra mammella perché abbiano un'armonia tra loro, eccetera. Per cui è impensabile immaginare la chirurgia plastica ricostruttiva senza la componente estetica, non è possibile. Ecco. Diciamo che cambia la motivazione psicologica. Questa è un'altra storia, certo, della paziente o della persona senz'altro, ma del chirurgo, cioè il chirurgo che ha una preparazione adeguata è un chirurgo che vede tutti gli aspetti funzionali della ricostruzione e anche tutti gli aspetti estetici della ricostruzione, se no sarebbe limitato. No, ma la cosa che però dico io che a me piace molto è che, adesso poi vi parlerò, ci sono alcuni tipi di ricostruzione che prevedono due momenti, no? L'espansore e poi la prova. E si percepisce che al pre-ricovero, giustamente, la paziente è super focalizzata sulla malattia, nel secondo tempo il problema si sposta sulla parte di tipo ricostruttivo. Quindi, cioè, in realtà ci sono studi che dicono quanto, anche dal punto di vista della percezione di sé, la ricostruzione migliora anche l'uscita dalla malattia. Quindi cioè io sono convintissimo dell'effetto psicologico e umano della ricostruzione mammaria, e anzi che poi la paziente sia focalizzata sulla ricostruzione le consente magari di non pensare ad altre parti purtroppo legate alla malattia. Quindi questo è il motivo per cui fondamentalmente le due cose sono unite, a mio giudizio. Scusi, dottore, da cosa intende quando si parla di mastectomia? Quindi si toglie del tutto il seno, ok? Uno dei due seni. Lei mi parlava che si cerca poi, dopo aver tolto l'espansore, quindi andare a fare l'intervento, il secondo intervento di protesi al seno, di cercare di creare i due seni un'altra volta più o meno simili, ok? Ecco, però ci sono state pazienti che purtroppo, come noi estetiste le vediamo nude, dove si ritrova un intervento fatto del genere con un seno espansore. E in quel caso lì, a livello psicologico, non si aiuta la paziente. Allora, ci stanno dicendo che le persone, le vostre colleghe che vi seguono da remoto, abbiamo tutta la provincia collegata, centinaia di migliaia di estetiste in linea in questo momento, non sentono le vostre domande. Allora noi le ripetiamo. Non per cattiveria. Allora la signora chiedeva, voi l'avete sentita, loro no, per cui lo ripeto. Ma quando si parla di mastectomia radicale, quindi di ricostruzione di una mammella, di necessità di pensare ad un bilanciamento, ad un'armonia sull'altro seno, non ci possono poi essere altri problemi o altre cose che a noi capita di riscontrare nel quotidiano, taratì, taratà? Possiamo rispondere a questa domanda quando arriviamo sul punto? Lei ce la ricorda? Fantastico. Perché ce l'ha, La no, messa arriva. Questo è quello di cui ci occupiamo, quindi la chirurgia oncologica cutanea, chirurgia oncologica mammaria, gli esiti di obesità e la correzione degli esiti cicatrizia. Vedi che avevo fatto sicuramente un errore. Ma no, tu non puoi aver sbagliato, no, dai. Sì. Ma figurati. Eccoci qua. Quindi il motivo dell'incontro l'abbiamo già ampiamente descritto, quindi quello di una chiacchierata su questi temi. Entro subito sul primo, che è la cicatrizzazione. Adesso non vuole essere la lezione, perché non sono la persona assolutamente in grado di fare lezioni, ma da questa slide qua si capisce quello che è importante che si conosca, cioè che l'organismo umano, a seguito di un trauma, a seguito di un intervento chirurgico, a seguito di un morso, di una qualunque cosa, ha appunto una ferita. La ferita, per natura, gli esseri umani guariscono. La guarigione ha una serie di momenti che sono fissi. La prima è quella dell'emostasi. Ovviamente l'emostasi trattasi di una situazione non chirurgica, perché
viva Dio, per una ferita chirurgica l'emostasi viene fatta dal chirurgo, però immagino al taglio, alla ferita lacero-contusa, l'organismo è in grado autonomamente di bloccare la fuoriuscita di sangue, ed è la prima fase. In questa fase, nel sito, c'è un richiamo di cellule infiammatorie che di fatto tengono conto del primo momento della guarigione. Segue questo momento la fase infiammatoria, che dura fino a 6 mesi. E la fase infiammatoria che cos'è? Fondamentalmente noi non dobbiamo immaginarci il mondo per come è ora. Nel mondo animale uno si tagliava, ovviamente nel taglio entra qualcosa di esterno che è potenzialmente fonte di infezioni. Quindi il richiamo in sede è, primo problema, bloccare il sanguinamento; secondo problema, controllare questo corpo estraneo. Quindi arrivano in sede i neutrofili, che sono delle cellule infiammatorie. Questa è tutta la seconda fase della guarigione, che è la fase infiammatoria. Successivamente, una volta che si è bloccato il sangue, si è controllato la possibilità di un'infezione, arrivano delle cellule che si chiamano i fibroblasti, i quali cominciano a produrre il collagene. Il collagene che cos'è? È il mattone delle nostre cicatrici. Il collagene, adesso non entriamo in particolare, il punto è che ci sono vari tipi di collagene. Quello fetale rende la pelle fondamentalmente analoga a quella precedente, ma da quando siamo nati in poi non è più il collagene fetale, ma è un collagene che crea un tessuto che fondamentalmente è differente rispetto alla cute precedente. Cioè la cicatrice è un tessuto che di fatto di riparazione, come mettere lo stucco dentro il muro fondamentalmente. La cicatrice è un qualcosa di differente rispetto alla cute normale. Questa fase di produzione del collagene dura fino a 12 mesi. Al di là di quanti mesi, perché poi ovviamente in medicina uno dice 12 mesi, poi parla con la paziente o pensa un effetto on-off, cioè che è il 12 mesi e un giorno è finito. Ovviamente non è così, ma il punto è che la cicatrizzazione impiega tempo. E questo è su cui noi possiamo lavorare, cioè la ferita, una volta guarita, impiega poi del tempo per cicatrizzare completamente. Ed è il momento in cui effettivamente il massaggio può avere un suo senso. E tutta questa fase qua si chiama di rimodellamento della cicatrice. Una volta che è passato circa un anno e mezzo, la cicatrice si dice definitiva, e quindi le successive modifiche sono, se non impossibili, molto meno facili. Scusi, abbiamo delle domande da casa, quindi cambieremo la visualizzazione per consentire di vedere le domande durante intervento. Okay. È complessissimo questo, io non sono in grado di... Non siamo all'altezza, non siamo adeguati. Cioè, tra il video, la presentazione, Pasquale. E io sono motivo di grande complicazione. Cioè, Pasquale è fattore confondente numero uno. C'è anche da attaccare la corrente. Ti faccio una proposta, se noi prendessimo tutte le domande le facciamo alla fine... Mi hanno detto che preferivano gestirle adesso per rendere più interattivo. Siamo qua per questo. La conversazione più interattiva. Allora, la domanda di Elisabetta. Abbiamo già risposto e con la riprendiamo dopo. La riprendiamo dopo. Poi, buonasera Elisabetta, bellissimo. Io non ho capito cos'è l'emostasi. Brava! Oh! Vede Elena? Come dicevo poc'anzi, non sanno parlare i medici. E si inventano queste cose qua. Aspetti che la signora sta attaccando i cosi qui. No, e che poi là non ci sento un tutun patanco, non capisco. Posso andare? No. Voi, per esempio, sapete cos'è una pubalgia? Dolore al pube, una lombalgia, dolore alla schiena, una sospetta lombalgia. Poi la lombalgia non è una lombalgia perché è dolore alla schiena. Arriviamo all'emostasi. Cos'è? Emo
è il sangue, stasi e blocco, blocco del sangue, signora Mutti, ma non è colpa sua, le ripeto, sono loro che non sanno parlare normalmente, usano queste espressioni così, i medici sono un po' strani. Ecco. Comunque, emostasi sta per blocco dell'emorragia, emorragia, in questo caso possiamo immaginare che emorragia, comunque, quando lei perde sangue dal naso e se lo tappa, lei sta facendo un'emostasi, si sta fermando, sta bloccando la perdita del sangue dal naso. Fa un taglietto, si mette sopra qualcosa per comprare, sta facendo un'emostasi. L'emostasi cui faceva riferimento prima il dottor Lisa è l'emostasi naturale, fisiologica, che ci sarebbe comunque se non facessimo niente, a meno che non avessimo beccato l'arteria femorale, allora lì non c'è emostasi che tenga. Ho detto giusto? Sei, Madonna, come sei bravissimo. Vai. Ok, allora il tema della cicatrizzazione è perché talvolta la cicatrice è bellissima e perché invece delle volte è terribile. Sicuramente non saremo noi qua a scoprire il motivo per cui è una cosa così e una cosa così. Il punto, ci sono però delle regole generali su cui è più probabile che una cicatrice venga migliore e altre situazioni in cui è più probabile venga più, più brutta. Allora, punto numero primo, quindi a sinistra c'è un intervento chirurgico di un tumore del palpebra inferiore per cui sono stati mobilizzati dei lembi a chiudere la zona dell'asportazione, fondamentalmente finita, la cicatrice è particolarmente bella, si vede poco. Perché è particolarmente bella? Perché fondamentalmente era in una situazione di pulizia, cioè era una ferita pulita. Seconda cosa fondamentale era c'era poca tensione, cioè i due margini della ferita erano poco tesi. E per quale motivo? Perché i fibroblasti di cui parlavamo prima, in un momento di tensione, producono più collagene per colmare il difetto che viene creato. Quindi più la zona di tensione, è più probabile che la cicatrice venga brutta. Motivo per cui a destra vediamo una cicatrice della gamba, che è la tipica zona di tensione, in cui la mobilizzazione della gamba fa in modo che sulla cicatrice ci sia una tensione, questa tensione stimola la produzione di fibroblasti e di collagene, quindi la cicatrice è più probabilmente ipertrofica. Quando non... immagino. Cosa? Dipenderà anche dall'età. Bravissima. L'altro fattore è il fattore genetico. Il fattore genetico ha due componenti, sia una componente tipo, passatemi il termine anche se ormai non si può più dire, tipo razziale, cioè tipicamente gli africani e gli asiatici tendono ad avere cicatrici molto brutte a parità di stimolo, gli scandinavi tendenzialmente hanno cicatrici più belle. Questo è proprio una caratteristica etnica il termine. Secondo problema è il problema dell'età. Tipicamente più si va avanti con l'età, giustamente più le cicatrici tendono ad essere più belle, mentre nei ragazzini o nei bambini tipicamente la cicatrice tende ad essere più brutta. La seconda cosa è la sede della lesione, quindi aree di tensione, quelle più sfortunate sono gli arti, la spalla, lo sterno, sono quelle che, in cui è più probabile avere delle cicatrici brutte. E quelle dove c'è meno dentro, dove c'è una, diciamo, più vicino all'osso. Il problema dello sterno è che sta a metà tra i due muscoli pettorali che fanno tensione, e tra l'altro in maniera contrapposta, perché i due muscoli pettorali hanno una contrazione che è in senso differente. Quindi il discorso che dicevamo della tensione in centro allo sterno è parecchio elevato. Sulla spalla, ovviamente, è una zona di movimento. La gamba, le articolazioni sono tutte zone di movimento, mentre tipicamente l'addome, dove la cute è un po' lassa, è più probabile avere una bella cicatrice. Questo non è la certezza, ma è più probabile avere una bella cicatrice. Qui non ho messo un termine, che questo rimanga, cioè giusto per fare da un punto di vista descrittivo. Queste cicatrici che diciamo brutte in medichese si definiscono ipertrofiche. Ipertrofiche vuol dire che sono
più grosse del normale, che e si distinguono, purtroppo non ho portato una foto, con le cicatrici cheloidee. Perché tutti i pazienti, quando ti hanno una brutta cicatrice, dicono il cheloide, perché il cheloide è un po' la, come dire, è un problema, bravissima, di spessore e di localizzazione rispetto ai margini della ferita. Cioè il cheloide è considerato una forma di tumore, adesso forse il termine è esagerato, comunque una iperattività patologica, per cui dal taglio si ha una iperattività dei fibroblasti e la cicatrice va oltre i margini, mentre nella cicatrice ipertrofica è rilevata ma sta nei margini. Queste due sono due cicatrici ipertrofiche, perché sono grosse, sono rilevate, ma non vanno al di fuori dei margini. Niente, adesso non ho qua, mi mangio un po' le mani, una cicatrice con le idee. Le cicatrici con le idee sono mostruose, cioè sono molto grosse. Tipicamente zone sono le orecchie, lo sterno, tipicamente dei pazienti africani, ma sono sovrabbondanti. Mi scusi, ma sì. La prova del cheloide non può essere fatta comunque. Cosa intende? Più delle volte quando prende in alcuni casi leucemici gravi, spesso si determina una forma cheloidea estesa in alcuni. Non necessariamente sono delle ere, però io so per certo che quando si operano determinati soggetti, io mi permetto di dire che 8 anni ho lavorato a Lido, a Roma, e so per certo che il professor Muscardini diceva che è fondamentale, quando ci si accinge a tagliare, essere sicuri che quella pelle non abbia quell'iperproduzione e quindi non ci sia poi questa cicatrice che diventa più delle volte non ipertrofica ma cheloidea. Sì, sì, ma infatti, ma questo che dice ovviamente. Io le sto chiedendo, quindi si può fare questa prova, viene fatta in genere quando. Non c'è, la domanda è: sicuramente la cosa vera è che se una persona ha già una cicatrice cheloidea, è verosimile che avrà ancora una cicatrice cheloidea. Non esistono, che io sappia, un qualche cosa che preventivamente dice la signora Rossi avrà. Tipicamente, se una paziente ha una cicatrice cheloidea, è verosimile ce l'abbia ulteriormente. Poi ovviamente se uno fa un intervento di tipo voluttuario deve tenerlo in considerazione. Ci sono alcuni interventi su cui purtroppo non si può dire no, non facciamolo perché poi la cicatrice è brutta. Però sicuramente chi ha una cicatrice cheloidea verosimilmente può andare incontro a un'altra cicatrice cheloidea. Motivo per cui, peraltro, il trattamento del cheloide è complicato, perché molto spesso capita che toglierli le fanno venire nuove. Quindi il trattamento, in realtà il trattamento, se hanno buoni risultati con la radioterapia. Cioè si toglie il cheloide, si irradia la zona e la radioterapia abbassa il rischio di recidiva. Quindi il problema del cheloide è che è anche estremamente puriginoso, estremamente fastidioso, quindi può aver senso in alcune volte togliere la cicatrice, chiudere e fare la radioterapia sopra. Questo può aver senso. Ovviamente anche lì bisogna mettere quanto è fastidiosa la cicatrice, quanto il paziente deve sapere che c'è sempre un rischio che il cheloide si ripresenti. Non per la cicatrice ipertrofica, però per il cheloide sì. Diciamo alla signora Giulia che su questo punto stiamo per arrivare. La signora Giulia ci chiede come si tratta la cicatrice nel postoperatorio, stiamo per arrivarci. Mentre invece la risposta che è arrivata adesso è stata per una domanda a proposito del fatto che sia o meno possibile sapere a priori se quella persona avrà una cicatrice con cheloide o meno. Allora, il punto è che comunque noi abbiamo un margine di controllo della cicatrizzazione. Abbiamo detto che c'è un qualcosa che non è nelle nostre mani, che è la componente genetica, però c'è un qualche cosa sia in intraoperatorio, se è una ferita chirurgica, non ho detto che sia una ferita chirurgica, però ci sono delle suture che tendono
riducendo la tensione a fare una cicatrice più bella. Adesso, senza entrare in troppi tecnicismi, ovviamente più punti di sottopunti si mettono, più si riduce la tensione, più è probabile che la cicatrice sia bella. Quindi qualcosa l'operatore lo può fare, motivo per cui tipicamente le cicatrici del taglio cesareo sono, possono essere un po' brutte, perché sono cicatrici molto tese. Giustamente il ginecologo ha come focus quello di far nascere il bambino, magari la sutura non viene fatta, adesso che poi non è neanche bello dire la cosa, però fondamentalmente magari l'immediato post taglio cesareo può motivare il motivo per cui talvolta sono ipertrofiche. Cosa fare, cosa non fare? Io vi dico giusto due cose. Allora, abbiamo detto che c'è una fase che è quella proliferativa. Nella fase proliferativa il fibroblasta produce collagene. Noi cosa possiamo fare per fare in modo che questo tessuto, che è un po' più malleabile, vada nella direzione in cui vogliamo noi? È sicuramente il massaggio, bendaggi compressivi, perché il motivo per cui le lamine di silicone possono aver senso, perché fondamentalmente la proliferazione del fibroblasto tenderebbe a far sollevare la cicatrice, perché l'organismo dice: io più collagene metto, più su quella zona di tensione non si creerà un nuovo taglio, una nuova fissurazione. Quindi l'organismo funziona in questo modo. Quindi noi con il massaggio sicuramente andiamo in controtendenza rispetto a quello che farebbe l'organismo. È forse il caso però di dire che la prima cosa, le mani sulla cicatrice, ce le mettiamo quando la cicatrice siamo ragionevolmente certi che sia trattabile. Quindi dopo quanto tempo? Ecco. Noi possiamo iniziare a trattarle, perché oltre, allora, come lei diceva, con le mani, in estetica ci sono anche delle apparecchiature, tipo come la radiofrequenza che possiamo utilizzare. Scusate un attimo, quando parliamo di apparecchiature, mi permetto qua di dire una cosa che ha, secondo me, una sua importanza. La signora chiede se oltre ai massaggi, se la risposta la possiamo dare oltre che per i massaggi, anche per l'utilizzo di apparecchiature, tipo quelle a radiofrequenza. In fisioterapia esistono tutta una serie di strumenti medicali, laser, ultrasuoni, correnti, radiofrequenze, eccetera, eccetera. Il 99% di questi hanno come controindicazione assoluta la presenza di una patologia oncologica. Ora, io non so se quelli che usate voi siano paragonabili o meno a quelli che si usano in fisioterapia, però io vi suggerirei di verificarlo bene. Il 99% di questi hanno veramente come controindicazione molto forte la presenza di una patologia oncologica. Tanto è vero che, per esempio, da noi il fisiatra, quando ritiene di prescrivere un trattamento di questo genere in paziente che sa essere oncologico, poco importa quale sia la patologia, mette nella prescrizione sentito il parere dell'oncologo. Poi vedete voi. Su questa cosa che dice Pasquale è verissima, perché cioè, per dirvi, noi adesso vi farò vedere uno dei trattamenti delle cicatrici, comunque delle aree depresse, che utilizziamo molto, è l'ipofilling, che è prelevare il grasso, centrifugarlo e rimetterlo nella cicatrice. Sulla problematica in relazione al farlo o meno in chi ha avuto un tumore alla mammella, se ne è discusso tantissimo, perché qualunque tipo di stimolazione in un tessuto che può avere una recidiva di malattia, allora il punto qual è? Per dimostrare la sicurezza di una procedura è molto più complicato rispetto a testimoniare la nocività. Cioè, per dire che, lo so perché ho seguito questa cosa qua, dire che il lipofilling, quindi mettere il grasso in tessuto di una paziente che ha fatto tumore, per dire questa cosa qua ci sono volute 6.000
pazienti con un follow-up di almeno 3 anni. Quindi, ma metti che la radiofrequenza sulla sedia di tumore non fa niente, ma se poi la paziente ha una recidiva, ce l'avrebbe probabilmente avuta comunque. Però come fai a dire che non è, il motivo non è quello? Cioè, però il dubbio, siccome comunque con la radiofrequenza dai una stimolazione, tu comunque stai stimolando, sicuramente non te la deve aumentare la recidiva. Ma prima di dire che la radiofrequenza è sicura su un letto di malattia, devi aver fatto... E questo si fa anche con i massaggi, finché sia in fase oncologica noi preferiamo almeno sì. Anche con i massaggi oncologici. Però io parlo anche esempio di un cesario, ok? No, ma in quel caso lì una cicatrice del genere, oltre che manualmente, si può anche trattare con le apparecchiature che noi estetiste possiamo utilizzare. Allora, il discorso che faccio io è che sicuramente opinione. Il massaggio fa tantissimo. Non so quanto vi dia di più la radiofrequenza, onestamente. Cioè, io l'ho detto. Non sono così. Allora. Io lavoro solo manualmente, però ci sono colleghe che il manuale non lo amano e fanno solo con tecnologie. Lavorano solo con tecnologie. Però ci sono persone che non amano molto fare i massaggi, allora in questo caso qui uno fa la domanda se non so. Ma infatti, il mio dubbio è che farei io la domanda a voi, o non a lei in particolare, ma a chi usa la radiofrequenza, chiederei: ma cosa ti dà di più rispetto al massaggio? Stante che secondo me il massaggio funziona tantissimo. C'è la signora che forse ha una domanda o forse una risposta. Magari la risposta, infatti. La radiofrequenza monopolare che ha un effetto molto profondo. La signora sta parlando di radiofrequenza e di tecniche di radiofrequenza. Lo dico per loro, perché a casa non sentono, capito? Okay. Quindi la radiofrequenza monopolare che ha una capacità di penetrazione molto profonda, perché ha una placca di richiamo e il manipolo superiore che produce questa radiofrequenza che viene richiamata dal manipolo opposto, può secondo me avere danni a livello profondo. La radiofrequenza bipolare invece ha due elettrodi che sono posizionati a questa distanza, per cui l'arco di occupazione scende ad un massimo di 1-2 cm. Però non va utilizzata su una cicatrice infiammata, perché il calore che questa produce, oltre ad avere una stimolazione, può avere un effetto irritante proprio sulla cicatrice. Per cui secondo me va molto meglio un buon massaggio di drenaggio, di stimolazione del tessuto connettivo, senza andare a stimolare eccessivamente. Andare a infiammare eccessivamente questo. Certo. Se tu fai un buon lavoro di allora sono d'accordo, cioè siamo d'accordo che sarebbe interessante parlare con una persona che invece la fa la radiofrequenza, perché probabilmente io sono dell'idea che ok, questo è un buon punto, nel senso, il punto che... Adesso che abbiamo parlato di questo, io volevo rispondere ad una signora che ci sta chiedendo, la signora Elisabetta, dopo tot anni si può ricominciare a usare la radiofrequenza? Signora, forse è meglio che lo chieda l'oncologo, perché stabilire quando il tumore non c'è più, lo stabilisce l'oncologo. Lo dico alla signora Elisabetta. Dico bene? Sì, trattasi di anni. Anni. Ecco, l'altra cosa vorrei chiarire, quando parliamo di massaggio, non stiamo parlando di massaggio terapeutico, e noi qui per facilitarlo chiamiamo massoterapia, ma parliamo di massaggio normale, non di massaggio terapeutico. Se no la dottoressa Martinelli nel quarto incontro gli si rizzano tutti i capelli. Che comunque oggettivamente ha assolutamente la sua... Adesso qua non si vede bene, però questa paziente qua è stata operata
ho tolto i punti, quindi una decina di giorni prima, era parecchio rossa, non si vede tantissimo, però a questo signore qua va detto assolutamente di massaggiare, perché se vedete l'altro caso, che anche qua non si vede benissimo, però dopo un mese di massaggi la cicatrice tende fondamentalmente a diventare non visibile. L'altra cosa da sottolineare, che secondo me ha senso discuterne con voi, è che assolutamente, poi immagino che nessuno di voi lo faccia, però vogliamo ribadirlo, il tessuto cicatriziale è super sensibile, quindi fare una... Questo vuol dire ai pazienti di non esporsi al sole o fare una protezione totale almeno 50. E ovviamente non fare i raggi ultravioletti, perché o la lampada, perché sennò si iperpigmenta e la cicatrice lì è proprio impossibile trattarla. Irrecuperabile. Fondamentalmente sì. Ok. Qua due spot su quali sono i possibili trattamenti. I trattamenti ce ne sono vari, si parla di trattamenti chirurgici perché esistono dei trattamenti medici. Il trattamento medico, uno più comune, è il cortisone, quindi l'infiltrazione di cortisone rende la cicatrice infiammata meno infiammata, meno rossa, riduce il prurito. Il punto è che facendone troppo rischia di avere una cosiddetta depressione, perché il cortisone blocca la fase infiammatoria, ma eccessivamente determina un'atrofia, quindi atrofia va benissimo, atrofia va bene, atrofia, cioè del tessuto sottocutaneo. Se prima era ipertrofico, poi si... Trattamenti chirurgici prevalenti sono tre. In alcune sedi si può revisionare la cicatrice. Tipicamente quel soggetto che aveva fatto vedere prima, assolutamente è una situazione poi sua personale un po' particolare, perché era un esito di trauma, quindi ha dei problemi muscolari, però è possibile ritagliare la cicatrice e chiuderla. Voi mi chiederete, ma cosa ti dice che lui non gli venga poi la cicatrice brutta lo stesso? Quello che sono convinto io è che fondamentalmente questa è una cicatrice di un trauma in cui lui è stato con una ferita sporca, quindi con una parte infiammatoria più lunga, in una zona tesa, ritagliandolo in una situazione antisettica, riducendo, facendo una sutura precisa per piani e non da chirurgia d'urgenza, è verosimile che la cicatrizzazione sia migliore rispetto a quella che è tra l'altro in una zona lassa come l'addome. Cioè, una cosa del genere sulla spalla non faresti. La seconda alternativa è il laser. Allora, io personalmente il laser è un argomento super specialistico. Cioè, chi fa laser... Stai parlando del laser in chirurgia? Sì, sì. Chi fa il laser, fa il laser. Cioè, c'è il laser per l'angioma, c'è il laser per il tatuaggio, tra l'altro a seconda dei colori ci sono laser differenti. Quindi chi fa laser ci crede tantissimo e ne fa a iosa. Chi non lo fa parla male dei laser. Io cerco di avere un approccio ecumenico, sì, il più obiettivo possibile. Cioè, io non lo faccio. Ho visto dei casi oggettivamente molto belli, ho visto dei casi meno belli, perché essendo che la macchina è molto cara, magari uno tira un po' l'indicazione, cioè come capita a chi magari compra il macchinario che costa X mila euro, poi lo utilizzerebbe per qualunque cosa. Uno, secondo me, se uno si occupa di laser deve essere estremamente obiettivo. Io ho un collega che si occupa di laser, quando ho pazienti che hanno necessità, vado a lui perché so che è una persona onesta, cioè che se sa che ti può trattare, ti tratta, se no ti dice non può fare niente. L'alternativa, più che l'alternativa, un'altra possibilità che è bene che si sa, conosca, è l'ipofilling. Io durante il periodo di No Mindset ne abbiamo fatti tantissimi. In tre parole, si preleva il grasso dai fianchi, questo grasso viene centrifugato, il grasso centrifugato si è visto che all'interno ha una ottima componente di cellule staminali. Queste cellule staminali sono in grado di riempire
i tessuti depressi, soprattutto dare quella che noi chiamiamo, questo è difficile, neoangiogenesi, cioè vasi nuovi, e fondamentalmente migliorare le cicatrici. Abbiamo avuto una serie di pazienti ustionati, il mio primario professore... Si è ustionato pure lui? No. Però trattava ustionati con dei casi, dei risultati oggettivamente molto molto soddisfacenti, tant'è che tutto il discorso del grasso apre il tema della cosiddetta chirurgia rigenerativa, cioè del rigenerare i tessuti. Quindi sì, ma aveva un primario che è un luminare a livello mondiale, ecco, per cui c'è... ci riusciva. No. Lui. Lui, infatti parlava del... C'è una stabilità nel tipo fisico, quando il grasso viene, sono molto interessato perché ho diversi casi, a questo punto... potrei convogliare. Oh, l'ipofilling, allora, il problema è che... Il principio qui per protica da grande ustione su una coscia, molto più profonda rispetto a quella che vedo. Cioè, adesso, non ho parlato di casi un po' più tragici, però, allora, il discorso della cicatrice... Ma rimane poi il grasso che viene centrifugato, viene messo in gioco. A che chi rimane, bisogna rifarlo... Creando dei nuovi vasi. La signora sta chiedendo dettagli sulla tecnica dell'ipofilling. Allora, la domanda è super pertinente. Il discorso qual è? Se tu vedi dico quello che farei io, approccio una paziente ustionata, il problema dell'ustione che è la cicatrice. Non un'ustione. Sì, perché il problema dell'ustione che hai la fase acuta, poi il grosso della malattia dell'ustione è l'ustionato 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, che ha una cicatrice molto dura, ipertrofica, che tipicamente in alcune sedi magari ti impedisce i movimenti, impedisce... crea dolore, perché crea comunque delle aderenze all'interno, dove evidentemente questa depressione si è sviluppata e c'è proprio la sensazione di tiraggio all'interno di una coscia. Tensione. La signora sta parlando di lipofilling in cicatrice da ustione grave e antica. No, io so, su questo argomento qua ne abbiamo di casi, questo non è, però non volevo essere, perché poi alcuni casi sono anche un po' forti da vedere. Quindi quello che chiede la paziente o il paziente è fondamentalmente non è tanto la sparizione della cicatrice, perché quella è impossibile, ma che si abbassi quanto più possibile la sintomatologia correlata. Sicuramente il grasso aiuta, è verosimile a seconda dell'entità che serva più di una seduta. Quanto attecchisce è un po' la domanda a $1 milione, cioè nel senso, sulla chirurgia rigenerativa c'è ancora tanto da studiare. Si dice fondamentalmente che attecchisce il 70%, ci sono delle variabilità legate al BMI, quindi al peso, all'età, però mediamente è un 70%. Il punto non è tanto quanto attecchisce, il discorso è che i pazienti che si trattano per esito di ustione con l'ipofilling sono sempre soddisfatti, perché comunque sia anche avere un miglioramento di uno a fronte di un intervento in day hospital in cui si toglie il grasso, si mette lì, cioè non è un intervento da 8 ore in cui se va bene va bene, se va male uno sta in terapia intensiva. Perché è una procedura che si può fare in day hospital, quindi uno entra la mattina e va via la sera, punto numero primo. È comunque un intervento che non impiega tanto, anche stiamo parlando in generale, poi bisogna vedere quanto è ampia la sede, comunque è un intervento che non impiega tanto tempo, in cui comunque si sta togliendo del grasso, quindi l'idea generale è sempre un qualcosa di positivo. Poi c'è chi risponde in maniera clamorosa, c'è chi risponde in maniera un po' meno soddisfacente, ma comunque una risposta c'è. Comunque il dolore si riduce. Abbiamo fatto un lavoro con delle fisioterapiste degli ustionati del Niguarda, in cui anche il range of motion, quindi quanto si muove l'articolazione, incrementa, ovviamente associato a una riabilitazione. Quindi, in soldoni, io è una cosa che, secondo me, bisogna sempre mettere le cose sulla bilancia, no? Quanto impieghi di impegno per quanto vantaggio, secondo me quanto impieghi non è tanto, il vantaggio può essere anche molto importante, quindi questo è.
Ok, quindi argomento cicatrici sommariamente l'abbiamo trattato. Andiamo a parlare di... Sì. Prima dicevo appunto, dopo quanto tempo si può trattare, non con un malato oncologico, ma... In generale. Cesareo. Allora, è il cesareo... Allora, discorso del cesareo, che lì c'è il problema che c'è una continuità tra l'utero e la cute. Secondo me, sì, per stare sicuro, perché la cosa che bisogna fare è lavorare stando sicuri, di non, meglio un po' dopo, piuttosto che, secondo me, 3 settimane, un mese, starei tranquillo. Poi la paziente supera, già consolidata la ferita, ha già 2 settimane a posto, però se fossi a fare il vostro mestiere, tanto il punto è che un mese uno è sicuro di non fare danni, perché poi la donna che ha appena avuto gravidanza è già particolarmente emotivamente coinvolta, in più se si creano dei problemi, io 3 settimane, un mese sarei... sì. Un esempio, un'ostetica chiede a lei dopo quanto tempo si poteva iniziare a trattare con dei massaggi in un addome dopo un partner, aveva detto addirittura dai 3 ai 6 mesi. Mi perdoni, qui la domanda che aveva fatto la signora era il trattamento della cicatrice. Sì, ma lei intende la cicatrice. No, no, per cui, no, no, un attimino. Per il trattamento della cicatrice nel caso di parto cesareo, di taglio cesareo, e il dottore ha risposto, per non saperne leggere né scrivere, 3 settimane, un mese. La signora invece sta dicendo, oh, attenzione, io però ho chiesto ad un'ostetrica, come mi devo regolare per il massaggio dell'addome in un post-parto cesareo? Dico bene? E l'ostetrica le ha detto 3 o 6 mesi. 3 o 6? Dai 3 ai 6 mesi. No, oh, fermi tutti, ma allora, 3 settimane, un mese sicuramente per una cicatrice. Su quello specifico del taglio cesareo, capisco che è un tema, quindi effettivamente bisognerebbe, la cosa che direi è parlane con lo specialista, come per il discorso oncologico della radiofrequenza. Sì, non, perché poi ogni cesareo è a sé, cioè nel senso non si può fare la regola sul taglio cesareo. Di base una cicatrice, che sia ad addominoplastica, che sia la ricostruzione mammaria, 3 settimane, un mese, è a posto. Poi c'è il caso in cui magari è un po' deiscente, quindi non è completamente chiusa, la regola assoluta, ovviamente sono tutte cose che si fanno previo consulto. Se sulla regola assoluta non mi sbilancerei, io chiederei all'ostetrica. Come che il cesareo, che non ha avuto problemi in tutto, si può fare anche prima. Quindi non... Ok. No, dicevo, tipo la signora di prima della ferita al volto, secondo me 3 mesi uno ha già perso il vantaggio della prima fase della proliferazione, cioè nel senso... un mese va più che bene. E, il tumore alla mammella, dicevamo che è una malattia molto frequente, quindi vi capiterà purtroppo spesso di affrontare pazienti che hanno avuto o che purtroppo avranno questo tipo di malattia. Quindi il fine è di proprio avere 2 informazioni su quello che cerchiamo di fare come ricostruttore della mammella. Allora, il primo argomento che è importante che si sappia è che negli anni 60-70 l'intervento di mastectomia era estremamente aggressivo, si toglieva la ghiandola, si toglieva il muscolo grande pettorale e si faceva la dissezione ascellare. Cos'è la dissezione ascellare? È il rimuovere i linfonodi della ascella. Perché i linfonodi della ascella? Perché è la prima zona dove la malattia, in caso di metastasi, può andare. L'idea geniale, perché trattasi di idea geniale, del prof. Veronesi, è stata quella di andare nella direzione dell'intervento meno aggressivo, da cui conia il termine di quadrantectomia, quindi togliere non tutta la mammella, un quadrante della mammella. Associato alla quadrantectomia c'è il linfonodo sentinella. Che cos'è il linfonodo sentinella? Si fa un esame che si chiama linfodescintigrafia, fondamentalmente si preleva durante l'intervento il primo linfonodo che drena la ghiandola mammaria,
si manda al patologo che immediato dice se è preso, è coinvolto o non è coinvolto. Se è coinvolto si fa la dissezione, se non è coinvolto non si fa la dissezione. Questa cosa qui, anni 70, rivoluzione, perché prima era dissezione d'amblè. Sul solco del Prof. Veronesi, il tumore a mammella si cerca di aggredirlo nel modo meno aggressivo possibile. Quindi si è cominciato a parlare della mastectomia nipo-sparing. Cos'è la mastectomia nipo-sparing? È quella in cui si preserva il complesso della capezzola. Cioè, anche qui, pre anni 70, si toglieva d'amblè il complesso della capezzola. Nell'andare avanti degli anni, fondamentalmente il complesso della capezzola si cerca sempre di più di preservarlo, perché ovviamente ha, dal punto di vista psicologico, un impatto fondamentale. Posso intervenire un secondo? Vi rubo due minuti per una riflessione un pochino più ampia. Dopo una diagnosi di cancro, la vita di una persona non sarà più come quella di prima. A torto, ragione, è così. Ok? Dopo una diagnosi di cancro alla mammella, la cosa è molto, molto, molto peggio. Il cancro della mammella porta la donna a confrontarsi col pericolo della morte, che è il cancro. Ok? E questo varrebbe per qualunque altro cancro. Ma dove è colpita la donna? È colpita in una parte che determina il suo essere femminile e il suo essere madre. La donna è colpita laddove è fonte di nutrimento per il figlio. L'impatto, lo potrete chiedere alla dottoressa Perego nel terzo incontro, è devastante. Per cui tutta l'attenzione volta ad una chirurgia di un certo tipo e a una riabilitazione di un certo tipo e a un trattamento di un certo tipo non è determinata da pura, sebbene importantissima, considerazione estetica, ma è determinata, torniamo al concetto di salute, non solo assenza di malattia, ma stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, o relazionale. Perché la società è anche la famiglia, il rapporto della signora con suo compagno, il rapporto della signora con i suoi figli. Ok? Basta. Ve l'ho menato abbastanza, mi fermo qui. Prego. Allora, l'altra cosa che volevo dirvi è che ovviamente in questa tendenza verso sempre meno aggressivi ci sono sempre più studi che vanno nella direzione del non fare la dissezione cellulare, anche se il linfonodo del sentinella è positivo. Quindi quello che si sta cercando di fare è anche la dissezione ascellare farla meno possibile. Perché non si vuole fare la dissezione ascellare? Perché da un punto di vista della morbidità dell'atto ci sono parecchi problemi connessi alla dissezione ascellare. Il primo da dire è il cosiddetto linfedema, cioè fondamentalmente i linfonodi sono quelli che portano i liquidi dalla periferia al centro, ovviamente interrompendo la stazione linfonodale, come andare da Milano a Roma e bloccare la stazione di Bologna. Ovviamente a monte di Bologna si gonfia, quindi è lo stesso motivo per cui si crea il linfedema. Che cos'è il linfedema? È il gonfiore dell'arto, perché stiamo parlando di ascella, succede anche se uno fa una dissezione dei linfonodi inguinali per un melanoma, per un'altra patologia, ovviamente interessando la gamba, patologia che ha una serie di gradi, tra l'altro molto frequente, perché si calcola che sono circa 40.000 casi all'anno, per cui il trattamento è specialistico. Quindi se vi dovesse capitare di avere pazienti che hanno linfedema, i cui sintomi sono palesi, è bene inviarlo a massoterapisti, perché il ritardo, il punto è che più tardi si tratta il linfedema,
più tende a cronicizzare e più ci sono problematiche croniche sulla stasi della linfa in periferia. Quindi il mio suggerimento è che la paziente che si presenta con un linfedema, quindi la cosa da chiedere è: hai fatto un intervento di tipo di dissezione o anche di linfoma sentinella e uno dei due arti, l'arto con la mastectomia barra dissezione è palesemente ingrossato o comunque tende ad essere più grande, la paziente può avere una iposensibilità, quindi sentire poco, formicoli, ha senso avere questo concetto in testa. La ricostruzione mamma, allora, questo io comincerei a fare il discorso che avevamo cominciato prima. La ricostruzione mammaria oggettivamente è un qualcosa che migliora la qualità di vita post intervento di tipo oncologico. È una cosa per cui noi in Italia abbiamo una percentuale di pazienti che hanno una ricostruzione immediata che è abbastanza alto, gira intorno sul dato nazionale 40-50%, ma non voglio dirvi. In altri centri, qui magari IEO o Humanitas, si arriva anche a di più, al 90, però non è un qualcosa che è scontato, non so come dire, facendo il calcolo su tutta Italia, non è detto che per forza una donna che fa un intervento di tipo di mastectomia o quadrantectomia abbia per forza una ricostruzione. Quindi già questo è il primo messaggio. Il messaggio numero due è quello che io cerco di dire alle pazienti, che l'obiettivo non è un obiettivo estetico, e quindi questa cosa qua deve essere chiara al momento numero uno, cioè non si può vendere una favola, non si può dire che il seno ricostruito è più bello di quello di prima, o l'obiettivo è dare a una paziente un cosiddetto, si chiama seno sociale, cioè da vestita una buona simmetria di forma e volume tra le due mammelle. Questo è l'obiettivo. Poi ci sono dei casi che sono oggettivamente belli, ci sono dei casi che non sono oggettivamente belli. Quindi perché? Perché poi magari la paziente purtroppo deve fare delle terapie dopo, la chemio, la radio, che hanno un impatto. Quindi secondo me il discorso, che è difficile da spiegare in quel momento lì, perché uno sta parlando con una paziente che il cui focus è un altro, di dire che io posso migliorare la qualità della tua vita, in cui però ci sono delle variabili che non dipendono da me, e che non dipendono anche da lei, e che, però che sicuramente il principio è che sicuramente è meglio una ricostruzione piuttosto che non una ricostruzione. Di questo sono categoricamente sicuro, perché una cosa è spogliarsi e non avere nulla, e un'altra è spogliarsi e avere una ricostruzione. Quello che diceva prima sul fatto che una è più su, l'altra più giù, è che fondamentalmente la vita, cioè mentre la protesi rimane sempre uguale a se stessa, la ghiandola tende a scendere. Questo è ma sull'altro seno sano, sì. Gli hanno messo comunque una parte di protesi, gli hanno spiegato questa paziente, perché dice se no il seno normale tende ad abbassarsi con l'età, perché questo con la protesi no, quindi gli hanno comunque messo una sorta di sostegno sotto quello normale. Il problema è che non aveva ancora fatto l'intervento del capezzolo, quindi era un terzo intervento che lei doveva affrontare. Okay? E quando ha visto questo seno così, le ha detto: dottore, se vado a fare un capezzolo mi si nota ancora di più e a me questo non piace. E il medico ha risposto: se vuole le cose fatte meglio, allora vado in chirurgo plastico. Noi dopo gli interventi di mastectomia, questo è il percorso che facciamo. Quindi capisce perché le ho fatto questa domanda, perché ci sono anche queste risposte. Signora, mi perdoni. Allora, intanto diciamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando che la domanda è relativa alla opportunità o meno di intervenire su un seno, anche sull'altro, il capezzolo, non il capezzolo, farlo prima, farlo dopo, e quello che viene offerto dal servizio sanitario in alcuni casi, in altri in altri. Il caso che fa la signora però è un caso non commentabile, cioè voglio dire... No, mi perdoni, signora. No, signora,
intanto ogni caso è a sé stante. Ogni caso va visto per quello che è. Non conosciamo la signora, abbiamo visto la signora, men che meno eravamo presenti quando ha parlato con me, non abbiamo la più pallida idea. Sicuramente esiste una scuola di pensiero per la quale, quando ti rimetto a posto un seno, mi pongo il problema di cercare di bilanciarti anche l'altro. Prima del capezzolo, dopo il capezzolo, questa è un'altra storia e si diventa una questione di opportunità o non opportunità che viene valutata dal chirurgo e dal team, perché questo poi è un lavoro che si fa in team. Ma in linea generale, resterei in linea generale perché nello specifico è impossibile andarci, si tende a cercare di dare alla signora cioè c'è chi tende a dare alla signora un equilibrio o un'armonia tra le due parti. Ecco, che non vuol dire che le fa una plastica di masso. No, il punto è che adesso quello che stiamo discutendo è ovviamente un episodio puntuale, per cui cioè, posso andare, no, per dire posso andare edicolante che non mi vende. Può capitare, dipende dai tessuti, da cosa dipende, visto che il principio il principio è che la, comunque sia la ghiandola ha una tendenza a scendere, questo è un fatto. La cosa positiva è che comunque questo intervento di sollevamento della ghiandola, si chiama mastopessi, può essere rieseguito. Quindi eventualmente la paziente può rieseguirlo con tutte le problematiche che ci sono all'istato d'attesa, meccanica d'attesa, però si può rifare. Cioè il punto è che la ricostruzione mammaria presuppone, passatemi il termine che è brutto, però non manutenzione, un controllo. Si modifica, ci sono dei fattori che sono legati alle terapie, ci sono fattori legati al fatto che magari la paziente perde o guadagna peso. La ricostruzione mammaria non è che uno finisce ed è così per tutta la vita, specie quella con le protesi, impiega, ha necessità di essere rivista, questo è un fatto. Anche lì però quello va discusso prima, no? Bisogna essere onesti, non è, non si parla mai, cioè nella fattispecie uno deve capire che dietro alla problematica della ricostruzione c'è tutto un, cioè, perché dietro alla ricostruzione c'è tutto il vissuto, no? Magari una donna che ha avuto magari problemi col marito, c'è tutto un peso psicologico che uno riflette sulla ricostruzione, magari la ricostruzione è l'ultimo dei problemi, no? Quindi uno va capito questo discorso qua. E che il punto è che uguali non sono e non è chirurgia estetica, questo è una cosa deve essere chiara, virgola, è sicuramente meglio averlo che non averlo ed è migliorabile, punto. Questi sono i tre concetti da dire. Non so. Posso detto tornare su un punto? Sì, prima ho detto che, visto tutte le evoluzioni dagli anni 70 in poi, appunto, prima c'era una devastazione. Adesso lei ha detto una cosa che mi ha... Dice adesso anche, nonostante il nodulo sentimento, può dare un senso dove questo cancro non è tra i più benevoli, si sta attenta a togliere completamente lo scavo cerebrale, non è più visto, perché si è visto che c'è una risposta del corpo molto violenta. Cioè, io ho visto delle persone, mia madre stessa, prima inqualificabile e non più. Non c'è più stato niente da fare, nonostante fisioterapia, anzi pare fosse in Germania una macchina particolare. Ecco, signora, ho capito, però dico la domanda ai signori che ci stanno ascoltando. La signora sta chiedendo una precisazione circa la possibilità di intervento minimale anche quando in sala operatoria risultasse il linfonodo sentinella essere intaccato. Ha detto che ci sono degli studi in questo momento che tendono anche in questa direzione. Il discorso è che attualmente la positività del linfonodo sentinella non è l'unica discrimine per fare la dissezione, questo è il concetto. O meglio, ci sono delle condizioni per cui non si fa neanche il linfonodo sentinella. Perché? Perché il linfonodo sentinella, cioè, qua entriamo molto nello specifico. Il discorso qual è? La malattia va in periferia oppure no?
qual è la tipologia della malattia, cioè se io ho dei trattamenti per cui riesco di tipo medico, per cui riesco a controllare la possibilità di una metastasi, non ho bisogno di fare la dissezione. Talvolta adesso c'è tanto utilizzo della chemio neoadiuvante, cioè si fa la chemio prima, quindi i casi di pazienti che poi sono positivi al linfonodo si sta riducendo. Ci sono delle grandezze dei noduli per cui non si fa neanche il linfonodo sentinella. Quindi il punto è che mentre prima tu cura mastectomia più linfonodo, adesso c'è una serie di situazioni per cui non si fa più. Questo è il concetto. Io credo di darvi una bella notizia nel dirvi che nell'ultima slide ci sarà il numero di cellulare del dottor Lisa. Tutte quelle domande un po' più particolari, voi lo chiamate, gliele fate. Lui è una persona gentilissima, delicatissima, vi risponde. No, adesso torniamo un attimino più all'estetica, se no andiamo. Vabbè. Sì. Sicuramente, signor. No, non volevo sottovalutare. Ma per la carità di Dio, non volevo sottovalutare. Cosa? No, stavo dicendo a me che la domanda aveva senso. No, ma tutto questo, di chi praticamente viene diagnosticato un cancro non avvenuto. Siccome si è visto questo scavo cellulare, così viene chiamato, mi creda, io... No, ma lo so benissimo. Cioè, non... È una cosa terrificante. No, io lo so benissimo. E quindi, siccome lei, per quello che ho capito, ha detto oggi, la nuova frontiera ha cambiato, non c'è più questo futuro dove veniva fatto quasi, prima veniva fatto su 10 persone che venivano operate, almeno 9 venivano operate con lo scavo cellulare. No, ma adesso è molto meno. A parte che, viva Dio, il discorso della prevenzione fa in modo che la malattia sia meno aggressiva, c'è la possibilità di fare la chemioterapia, quindi... In soldoni, cosa facciamo come ricostruzione? La ricostruzione cambia fondamentalmente tra la chirurgia conservativa, quindi il quadrante, si toglie solo una porzione della ghiandola, quindi si rimodella il restante, o se va tolta tutta la mammella, a quel caso si fa una ricostruzione con protesi immediata, con espansore protesi. L'altra cosa da dire è talvolta se la cute è brutta, specie dopo trattamento o con radioterapia, si possono utilizzare dei muscoli, per quale motivo si usano i muscoli? Perché va portato il tessuto vascolarizzato, tipicamente si utilizza il lembo gran dorsale, che quindi è una cicatrice che si fa dietro la schiena, in cui si porta il muscolo della schiena o dall'addome. Anche qua concetto spot, per quale motivo si sceglie una protesi definitiva, un espansore che è una protesi temporanea? Bisogna vedere quanta cute rimane, se c'è abbastanza cute si può mettere definitivamente una protesi, se invece non basta la cute o più raro, ma capita che magari la paziente preferisce aumentare il volume, si mette un espansore. Cos'è un espansore? È una protesi che non ha un proprio volume, in ambulatorio si riempie un tot di volte fino a che raggiunge il volume definitivo e poi si fa un secondo intervento in cui si toglie l'espansore e si mette la protesi definitiva. Con l'avvento della nipospenic si fanno sempre più protesi, perché ovviamente la cute è in abbondanza, però la presenza della nipospenic, quindi di la preservazione del complesso della capezzola, non è to cure la scelta di fare una protesi immediata. Questo giusto un paio di casi per farvi vedere cosa si fa, quindi il paziente che ha un nodulo dei quadranti superiori, quindi si sfrutta la ghiandola che rimane per ricostruire un cono mammario corretto. Fondamentalmente, se non si facesse un rimodellamento, lei avrebbe un avvallamento, quindi si fa la cosiddetta chirurgia oncoplastica, quindi parallelamente alla resezione si fa una ricostruzione, questa è la pianificazione preparatoria e questo è il risultato. By the way, questa è una cicatrice a, direi, 5 settimane, questo è il momento del massaggio proprio a go-go. A iosa, sì, perché cicatrici sono rosse. Quello che dico sempre alle pazienti, quello che diciamo alle pazienti è che se voi prendete una cicatrice di questo tipo qua e massaggiate, da rossa che è diventa chiara, perché questa è quella che definiamo fase infiammatoria, no? Quindi
L'obiettivo è di rendere la cicatrice non più colorata dopo i massaggi nel giro di mesi. Questo sembra una cosa banale, ma tantissime pazienti, da un punto di vista anche psicologico, non si toccano, perché quindi quello che diceva Pasquale all'inizio dell'incontro è vero, perché comunque a me capita di collaborare ovviamente con estetiste e voi avete un rapporto con le pazienti o clienti che volete dire molto stretto, che diventano amiche, diventano confidenti, e voi riuscite a fare cose che magari non fa l'amica, cioè nel senso, e comunque il ruolo anche umano è non da poco, quindi assolutamente è importante questo incontro, anche perché voi potete fare cose che magari loro non si toccano, non si guardano, non frega niente, cioè non è, anche se sono risultati belli, cioè non è legato al bello brutto, è proprio un discorso di giustamente, uno si sente violentato nella sua corporalità e quindi non si tocca. L'altra cosa da dire è che vabbè, noi abbiamo questa slide per dire che ci sono numerosissime protesi di varie dimensioni, cambia l'altezza, la larghezza, la proiezione. Il punto è che non esiste la protesi della signora Rossi, non c'è. Quindi l'altro concetto che mi ha detto la paziente è che non è che c'è la protesi fatta apposta per la mammella controlaterale. Purtroppo si fa il più simile possibile. Domanda. Vai. L'inizio del trattamento della cicatrice è differente in base alla tipologia di cicatrici o è per tutti uguale? Cioè quando è rossa bisogna cominciare ad agire? La signora chiede se il momento in cui si interviene su una cicatrice varia da cicatrice a cicatrice o se c'è uno standard che va bene per tutti. Che so, quando è rossa si interviene? Questa è la domanda. Allora, perché io noto che lei vuole, io ho difficoltà, allora il discorso è che avessi una paziente con una cicatrice, io chiedi al tuo chirurgo, di base, la prima fase, siccome abbiamo detto che è infiammatoria, la cicatrice è rossa. Questo è tutte di qualunque intervento si tratta, la prima fase sono rossate. Quindi è verosimile che a 3 settimane, un mese, lei si trovi davanti una cicatrice rossa. Poi, e questo è proprio naturale. L'unica cosa, però, se la prestare accortezza è se ci sono alcune pazienti che magari sono sicuramente di farlo, ma non devo dirlo a voi, con una crema o qualcosa che faccia da filtro, può essere talvolta che quel filtro irriti la paziente. Ci è capitato al paziente che mi dice usa questo unguento super, poi si presenta al primo controllo che sembra che l'abbia tutto rosso. Allora, quel caso lì il problema non è il massaggio, il problema è cosa c'è fatto, per quanto tempo. Quello che dico io è mediamente 10 minuti massimo. Questo è però l'idea di dire chieda al chirurgo se la posso toccare. Sì, quello sì. Poi fate come volete, per carità di Dio, però Sì, no, assolutamente. La mia domanda era la tempistica in base alla cicatrice. Tempistica, secondo me, anche lì, di base su quello che... differenti e bisogna trattare in modo differente. Adesso per dirla, io non so come trattare... Non so, per dire, la cicatrice della lucevalgo, magari l'ortopedico in quel caso ha messo una protesi che se gliela sposti e cade giù tutto, quindi... Cioè, per sentire il medico, cioè di base è 3 settimane, un mese. Poi dopo, a seconda dell'intervento, insomma, la protesi d'anca, magari aspetterei, però chiederei all'ortopedico nel quello discorso. Conosco un tizio che ha fatto la protesi d'anca alcuni mesi fa, una cicatrice che faceva proprio schifo, poveretto, ma lì il chirurgo ha detto non te la fa toccare. Dica, signora. Spesso comunque viene consigliato sia dagli interventisti del chirurgo una pomata che si chiama Summer Blast per evitare le cicatrici cheloidi. Sì. Poi, la signora ricorda una pomata suggerita da alcuni chirurghi per evitare
esiti di cheloidei, e il dottor Lisa la sta commentando. Adesso poi non è esatto, non entrerei, cioè, per dirle, io tutti danno sale blast. Altrove no, cioè... A quel tizio là non gli era andato, signora, a quel tizio di cui le parlavo prima non gli è andato il coso. Cioè, di base... E non ha la cicatrice che noi abbiamo, per una persona che conosco benissimo, le assicuro che non c'è. Il punto è che di base va massaggiato e va massaggiato con un composto. Il Summer Plus è un buon composto. Quindi... Ho una cliente che è stata mozzicata in viso da un cane in maniera molto profonda. Io le sto facendo appunto dei trattamenti di drenaggio con ottimi risultati, però vedo che nei punti dove è stata cicita resiste questo filamento. Lei sta lavorando sulla cicatrice prodotta dal cane o sulla cicatrice prodotta dal chirurgo per rimettergli a posto il chirurgo, perché aveva comunque tutto sbarrato. Però consideri che, tornando indietro, i fattori predisponenti, cane, il morso di cane è la cosa più sporca che può succedere. Quindi, cioè, se sta già facendo un ottimo lavoro, perché comunque tipicamente le cicatrici sono molto brutte, quelle da morso. Qui vabbè un po' di casi, ma adesso poi i casi, il problema è che i chirurghi mi fanno sempre vedere casi, quelli soprattutto sulla ricostruzione mammaria, che i migliori dice, cioè, anche tu però ti sei prestato ma queste sono due ricostruzioni, questa ma avete rimesso a posto anche il seno controlaterale, esatto, questo ha messo la protesi controlaterale, però il discorso che facevamo là è che ovviamente il seno di sinistra scenderà, a un certo punto scenderà, questo è inevitabile. Però io vorrei trovare una persona che abbia i due seni perfettamente simmetrici, ancora non, però ma sono vecchio, io non faccio parte. L'altro discorso, questo è un espansore, il concetto di espansore che effettivamente è molto più duro rispetto alla protesi definitiva, e basta. Poi però comunque da vestita, perché poi c'è anche la espansore fobia che tutti chiedono subito la protesi. Quando si mette, molto spesso non c'è modo di non metterlo, quindi fondamentalmente... Bene, poi però l'espansore glielo togli, non avrà più esattamente quella forma, tornerà ad essere una forma più naturale, sì, dico più bene? Quello sotto. Più quello sotto, perfetto. L'ultimo concetto è quella della mastopessi senza protesi, cioè questa paziente qua... tolto il spazio, messo la protesi a destra, noi ci facciamo tutte queste misure, la base, il solco, qua ha questo è un mese perfetto, risultato super, però questa paziente qua la vedrò tra un anno e sarà giù, cioè non, e già lo so, cioè, non so come dire, non infatti bisogna essere onesto, infatti già da comunque un cilindro molto importante, infatti, quindi sicuro il suo corpo ha una memoria e riporterà un po'. E niente, questo è. E anche se non ha una memoria, ragazzi, con gli anni di età. Forse di gravità, però è già dipende anche dai segni, perché c'è la persona di 50 anni che ha un seno che porta una prima da quando era ragazza, quindi è piccolo che è rimasto, però. Dipende da tante cose, anche dal tipo di timore. Ma sì, ma il punto è, il discorso mio è che secondo me è la comunicazione. Cioè, se uno sa che succederà, lo sa, nel senso, come tutte le cose. L'importante è l'informazione. Sì, quello è fondamentale. Perché, come diceva il dottore prima, per noi donne il seno è proprio una parte importante del corpo. No, e l'altro discorso è il problema tattile. La mammella di destra al tatto è differente rispetto alla mammella di sinistra. Cioè, non c'è poco da dire a cintura. Sì. Anzi, prima non hanno detto. La cicatrice va massaggiata da quella rossa in poi, ok, ma la protesi possiamo anche dire alla cliente di automassaggiare la casa, è un problema. La signora chiede se oltre che massaggiare la cicatrice sia necessario, utile e consigliabile il massaggio della protesi, e in questo caso quando, come? Grazie, perché le domande sono super... Le è proprio sfuggito questo, No, ma vabbè, questo insomma... Stavi per dire. No, questo no, questa è però una domanda super... Allora, opinione mia, secondo me la protesi va toccata assolutamente. E anche in un caso di nonna oncologica,
Sì, sì, sì. Cioè, allora, la protesi va in estetica, va massaggiata, perché specie se si mette la protesi sotto il muscolo tende un po' a contrarre, il muscolo tende a portare la protesi verso l'alto, quindi massaggiandola si compensa questa tendenza, quindi la protesi rimane più molle. Una specie di incapsulamento che spesso... Esatto. Sì, il termine è contrattura capsulare, cioè le protesi possono tendere a contrarsi. Il primo trattamento della contrazione della capsula è il massaggio. Quindi, onde evitare che si contragga o se comincia a essere contratta, va massaggiata. Il massaggio che si dice alla paziente è di prendere la mammella con la mano e muoverla in su, verso giù. Tanto perché poi, giustamente, la paziente è spaventata, mi cadono per terra, stanno lì e fondamentalmente, come dire, sicuramente non può che fare bene questa cosa qua. Per le pazienti che hanno fatto la mastectomia, questa cosa qua ha un duplice significato, perché c'è tutto un tema di riabilitazione psicologica. Cioè uno ha, non so se a me ho avuto anche io un problema di tipo ortopedico, e il primo momento è che tu percepisci l'arto come non tuo, no? Quindi il toccare, il massaggiare è fondamentale, proprio perché uno progressivamente riacquista padronanza del proprio corpo. Quindi in ricostruttiva della mammella il massaggio è fondamentale. Cioè, proprio... Questa domanda, perché quando arrivano dei clienti, altri sono molto scettiche. Quando dici, mi raccomando, signora, la massaggi, sono No, si contrae. Il punto è che se non la tocca, si contrae la mammella, sicuro. E poi uno assume delle. Cioè, siccome è comunque un intervento nell'immediato doloroso, uno assume delle posizioni per non sentir male. Cioè, magari fa una. Si sporta verso l'avanti, e quindi ha anche una postura che non è fisiologica, perché sente male. Perché non sente il senno proprio, e quindi fondamentalmente massaggiarsi fa in modo che uno si riabilita un po' e percepisce il seno come proprio. Quando sono stato in Francia, il chirurgo diceva a tutte le pazienti subito, la prima cosa è si deve toccare, è fondamentale toccarsi. È proprio... mentre nel caso estetico è un problema per ridurre l'incapsulamento, per ridurre il dolore, però non è che non ha la percezione di non sentire il seno come proprio. Dopo la mastectomia, sì, quindi il toccarsi favorisce la ripresa. Quindi cioè, il messaggio è sì, in tutti i casi, nei casi di ricostruttiva è fondamentale, cioè proprio categorico. E niente, quindi questo è giusto l'ultimo per dire che se la chirurgia estetica, uno pensa alla chirurgia estetica non ha cicatrici, in realtà la chirurgia estetica ha cicatrici. Questa è una paziente che definirla solo di estetica è riduttiva, una diastasi mostruosa che ci capita spesso di trattare, adesso qua, questa è postparto, sì. E fondamentalmente a me capita di collaborare con l'estetista anche perché tipicamente la cicatrice dell'addominoplastica crea uno stop tra il sopra e il sotto, e tipicamente ha il lembo dell'addominoplastica superiore molto gonfio, quindi la massoterapia è fondamentale, migliora i risultati ed è un aspetto fondamentale dell'atto chirurgico. Questo è ancora più vero nelle lipo, in cui fondamentalmente se la paziente non massaggia ha un richiamo di liquidi mostruoso nella sede della liposuzione. Quindi, e per quello è importante che lo facciate voi o che lo faccia una persona specializzata, perché è dolente nel primo periodo, quindi con i massaggi si va a riassorbire i liquidi, ed è un qualcosa che appunto si dice fondamentalmente a tutte le pazienti. Basta, quindi finito. Già fatto. Scusi dottore, ci stava chiedendo la collega, appunto, per quanto riguarda le protesi
mammarie, dopo quanto potrebbero essere massaggiate dunque? Sì. Allora, no, per l'iter, faccio l'iter di una paziente che ha, per dire, la sponsore, ok, si rivede a una, però no, anche sponsore, sì. Vedi la prima paziente a mediamente 5 giorni, drenaggi ritengono fino a 21. Questa è la media, non si tiene più di 21 giorni e dopo, tolto il drenaggio, si comincia. Virgola, la ferita deve essere chiusa, ovviamente. Quello è il discorso che chiede al medico, perché di base, tolto il drenaggio, paziente che va bene, e si comincia. Tenga presente, signora, che questo incontro è videoregistrato. Io immagino che ve lo mettano a disposizione, però voi fate pure foto. C'è un punto che è fondamentale, che credo che dovremmo comprendere tutti. Il dottor Lisa vi sta dando delle indicazioni che sono indicazioni da protocollo, da letteratura, dai, no, vi sta dando delle spiegazioni, delle indicazioni invece che sono oggettive, standard, ok? Voi trovatemi in medicina un caso che sia oggettivo e standard. Nel 99% dei casi, dopo tre settimane si può massaggiare. Però c'è quell'1% che voi non sapete qual è. E due donne non sono uguali. La ferita deve essere chiusa. Nel 99% dei casi, la ferita, poi non è vero che il 99%, in un certo percentuale dei casi relativamente alta, la ferita si chiude dopo tot settimane. Ma voi non sapete in quale di quei casi siete. Forse lo sa giusto chi l'ha operata. O forse lo sa il suo medico curante. Ecco, per cui è un po' difficile, diciamo. Nella medicina tutti pensano che sia una scienza esatta. Non è vero, eh? Tutte balle. Perché non è vero? Ma perché ognuno di noi è fatto in modo diverso. Si va per dati statistici, si stima che quell'antibiotico vada bene per quella patologia su tot della popolazione, ma non andrà mai bene su tutti. Infatti ne esistono diversi di antibiotici. Come? Sì. Il punto la cosa migliore è chiedere sempre alla cliente o paziente, come dice lei, di fare consulto col suo medico, con chi l'ha operata, chi l'ha trattata, e dire poi a noi quando si può iniziare. Ma pensate un attimo, se fossimo tutti uguali, ma noi non avremmo più bisogno dell'ISA, Santa Brigida, ci sarebbe un robottino che tutto è programmato. Invece no, abbiamo bisogno del chirurgo che ci studi, ci valuti, pensi a noi, alla nostra storia, alle nostre relazioni, a come potrebbe evolvere dopo, e poi ci segua sapendo cosa siamo e come siamo stati fatti e che tipo di intervento c'è stato e come abbiamo reagito noi, non la statistica. Ho detto bene? Sì, no, il punto che era l'idea di questi incontri è... fondamentalmente è una sinergia, no? Io posso fare determinate cose, voi ne fate altre, e non è che lavorando insieme siamo un risultato migliore, quindi la comunicazione, cioè secondo me il punto è che ognuno deve avere una base teorica su quello che sta succedendo e poi se ne discute, nel senso non perché ogni caso a sé, ma tra l'altro questa cosa qua migliora i risultati, perché la signora Rossi ha bisogno di questa cosa qua, il signor Bianchi quell'altra roba là, cioè non è che c'è la ricetta, però in un'ottica di rispetto dei lavori, uno dice, per lei cosa bisogna fare, sono così. Però vede, per lei, per esempio, è predisposto alla collaborazione. Tante volte l'estetista è una figura che per alcune persone è importante, per altre invece no. No, è molto bello quello che lei sta dicendo. La signora solleva la questione che il dottor Lisa è disponibile alla relazione con l'estetista, e non sempre questo accade da parte di molti, perché molti, magari parlando di medici, considerano la professione dell'estetista una professione che non merita di essere seguita. Intanto io vorrei chiarirvi che il dottor Lisa vi ha lasciato il suo numero di telefono, ma voi quando lo chiamate per favore dite sono un estetista, che se per caso risponde la fidanzata poi non avete più Lisa a portata di mano. Comunque, la signora aveva una domanda. Quanto possono durare le protesi?
Cos'è allora, un seno sano, signore? No, cos'è un seno sano? Allora, argomento numero uno, cioè, questo è un tema della protesi, non è un tema del perché uno mette una protesi. Quindi, cioè, la protesi entra nell'organismo e interagisce con l'organismo, quindi fondamentalmente la rottura della protesi è... c'è sia chi fa la mastectomia, c'è chi fa la chirurgia estetica, questo è un fatto. Punto numero primo. Non c'è una data di scadenza della protesi, cioè, sono oggetti come qualunque altro oggetto. E ovviamente quindi c'è un tema della qualità della protesi, ci sono varie marche di protesi, quindi è bene che la paziente sappia, questa è un'altra cosa che è fondamentale, la comunicazione su che il paziente sappia che cosa gli è stato messo, e questo penso che sia un tema anche per voi, no? C'è chi lavorerà bene e dice uso questi coloranti, uso queste cose qua, e c'è chi quello che mette, che magari costa meno, cioè poi il tema è anche sempre quello, no? Quindi, argomento numero uno, ci sono protesi che hanno un determinato tipo di sicurezza, protesi che hanno un determinato di sicurezza differente. Esistono studi di circa 10 anni fa che dicevano che a 10 anni c'è un percentuale di rottura che sta intorno al 30-40%, però va considerato che ha su protesi impiantate 10 anni fa. Quindi verosimilmente le protesi che si mettono adesso sono molto più sicure, molto più durano di più. Il discorso qual è? Il discorso è che la paziente deve fare un controllo annuale con ecografia per la protesi e una visita clinica. La protesi, altra cosa che bisogna dire, è che non controindica in nessun modo gli esami, cioè la paziente con protesi estetica può fare la mammografia, anzi deve fare la mammografia, deve dirlo ovviamente, cioè perché il mammografo per chi ha la protesi è differente, perché è come se crea una pressione negativa che stacca la protesi dalla ghiandola, quindi il mammografo schiaccia la ghiandola e non la protesi, perché se uno non lo dice è il rischio che schiacciando il seno si rompa la protesi. Quindi fondamentalmente il punto è quello lì, però il discorso è che non si può dire ci sono pazienti che hanno operato 20 anni fa di protesi, le protesi vanno benissimo, pazienti che dopo più rare, dopo 5 anni devono cambiarle, quindi non c'è una data di scadenza, il punto è annualmente deve essere vista dal chirurgo, fondamentale, cioè categorico. Abbiamo altre domande? Ce n'è una scritta. Oh mamma mia, cosa ha scritto questa signora? Non ha seguito dall'inizio, sicuramente avete detto, si dice che persone che hanno tumori o altro per 3 anni sarebbe meglio non toccare. Sì, ma con toccare cosa intendi? Libero... Ma con la radiofrequenza, dice. No, fare terapie. Trattamenti estetici. Ecco allora, signora Marinella, qui si tratta di capire cosa voglia dire toccare, no? Perché per esempio se una persona che ha avuto un tumore avesse bisogno di un trattamento massoterapico, terapeutico intendo, il fisiatra valuterebbe se prescriverlo e come. Io non credo che ci sia un problema di 3 anni. No, sennò poi andiamo conto quello che ci sono detti. Credo che ogni valutazione, ecco, anche per il massaggio, signora, addirittura qui stiamo dicendo che la protesi vada massaggiata il più presto possibile, nel caso di protesi anche oncologica della mammella, dico bene? E comunque per quanto riguarda altro tipo, allora il massaggio è controindicato nel caso di tumore perché favorisce la circolazione, può favorire il transito delle cellule tumorali verso altri distretti del corpo. Qui si tratta di capire, cioè è stato operato ed è guarito, è stato operato e ci sono metastasi, cioè, lo valuterà il medico se stiamo parlando di un problema terapeutico.
se stiamo parlando di un problema estetico, vale quello che abbiamo detto prima, tutte le volte che abbiamo a che fare con un paziente oncologico, forse è il caso di chiedere al medico, ecco. Ci siamo, però se posso... Sul massaggio siamo d'accordo che il paziente deve essere massaggiato se c'è necessità. Il punto sull'attesa era più sui macchinari, per cui probabilmente la radiofrequenza chiederei prima di farla, perché comunque è un atto che ha una stimolazione e tutto, ma il massaggio assolutamente può farlo. Anche perché si parla del massaggio soprattutto sulla protesi. Sì, ma non ha un aumento della rischio di recidiva al massaggio. Non... Il collega francese del dottor Lisa diceva assolutamente di massaggiare. Grazie. Grazie a tutti i partecipanti, grazie a chi è in presenza e chi è a casa in webinar, grazie ai signori che penso siano stati più che esauditivi, grazie a tutti grazie voi. A tutti. E vi aspetto per il secondo incontro che ci sarà, Pier, ti ricordi la nota? 23 di marzo con il dermatologo. Sarà un mercoledì. Anche lì è un mercoledì, sì. Quindi anche lì è molto importante, perché nel nostro campo, come anche i parrucchieri, trattiamo la pelle, quindi... Ecco, volevo dire che lì sarà alle 17.30 o alle 18? No, mi sembra. Avete lasciato 18, perfetto. E prima di chiudere mi corre l'obbligo di, un obbligo gradevolissimo, devo dire, a parte ringraziarvi da parte mia, di salutarvi da parte della Presidente Lucia De Ponti, la Presidente della Lega Italiana della Lotta ai Tumori, che è l'associazione che per prima con Confartigianato Bergamo ha organizzato questo incontro e ci tiene, visto che l'ha seguito tutto ma non ha potuto parlare, ci tiene a salutarvi personalmente, e lei non lo può fare, lo faccio io al suo posto. Grazie a tutti. È stato un piacere. Ciao. Arrivederci. No, è bello. No.